Un incontro che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Così è stato il match disputatosi nell'arena Altero Felici di Roma, in cui i giganti di Agrigento si sono imposti sulla Stella Azzurra, chiudendo la scena col punteggio di 81-84. Solo 3 punti di distanza dai padroni di casa per una Fortitudo piuttosto assente nei primi 3 quarti. La gara è iniziata col vantaggio dei biancazzurri, che inaugurano la prima parte del match con 2 punti di distanza dai padroni di casa, procede con la rimonta dei capitolini, che chiudono il secondo quarto lasciando la capolista indietro di 5 punti. La terza fase dell'incontro è quella più preoccupante per una Fortitudo che su quel parquet non mostra la grinta e la tecnica di sempre. E la Stella Azzurra mantiene ancora 5 punti di scarto. Solo alla fine dell'ultimo parziale i ragazzi del coach Ciani sfoderano la classe che li contraddistingue. Al 7° minuto ecco i canestri della rimonta e per la squadra della capitale nessuna ancora di salvezza. La Fortitudo Moncada alla fine l'ha fatta da padrona. Beh, da padrona forse questa volta no, o quantomeno in maniera inferiore rispetto ad altre precedenti partite, però questo è un campo pazzesco, difficilissimo. Ci ha perso Reggio Calabria, mercoledì ci ha perso di 25 Martina, quindi era un campo che temevamo molto, una squadra che in casa ha grande ardore, grande determinazione, ci credono fino all'ultimo secondo, lo sapevamo. Abbiamo avuto delle pause, dei momenti di bassa intensità, di cali di attenzione su alcune cose che avevamo preparato, e questo ha dato un po' l'inerzia della gara a loro. Poi alla fine siamo riusciti a trovare un po' di contromosse tattiche, a rigirare la partita e a portarla a compimento nel modo migliore. Chi è il vero protagonista di questo match? Ma direi che il gruppo è fondamentale. Direi oggi mi è piaciuto molto l'atteggiamento di Birindelli la seconda volta che è entrato in campo, è stato fondamentale nella zona, ma credo che insomma, la grande serenità che alcuni hanno trasmesso in certi momenti sia stata la chiave. Noi non abbiamo il protagonista, avremo ogni domenica un protagonista diverso, spesso lo è il gruppo, oggi è stato così. Vi state preparando per Coppa Italia, quali sono le squadre che parteciperanno a questo torneo? Sì, diciamo che noi come staff tecnico ci stiamo già preparando da alcune settimane con i giocatori, è un argomento che affronteremo a partire da martedì. Andiamo a affrontare il meglio di tutti gli altri gironi, quindi direi che è una kermesse di assoluto livello che ci preparerà, al di là di mettere in palio una coppa importante, ci preparerà anche agli scontri veri, quelli che da maggio in poi ci vedranno protagonisti nei playoff.